c'è la possibilità che effettivamente la Gelbison possa tornare in C attraverso il ripescaggio? Il ripescaggio e la riammissione dipendono sempre dai posti che si liberano. Nel caso ci fossero delle caselle libere, noi stiamo già istruendo la pratica per fare domanda di riammissione o di ripescaggio. Parliamo ora della squadra. Allestiremo sin da subito una squadra competitiva per il campionato di Serie D nell'attesa della richiesta di ripescaggio. Nel caso non ci fossero posti disponibili, chiaramente affronteremo il campionato di Serie D con uno step diverso che è quello di porci tra le squadre di vertice rispetto a 3 anni fa dove la Gelbison barcollava. Mister Galderisi, resta con voi. Mister Galderisi si è preso 10 giorni come pausa di riflessione, il tempo tra l'altro che gli ho Ho dato. ancora il Guariglia, il Morra ancora fuori gioco. E al Morra non è possibile allo stato attuale neanche disputare il campionato di Serie D perché non è omologabile più il Manterboso. E anche se ho notizie che è arrivato un finanziamento limitato al terreno di gioco, questo ci crea notevoli problemi perché da una parte è ben vista l'apertura di un cantiere, ma dall'altra parte ci priva del campo di allenamento. Saremo costretti quest'anno a fare un'altra strada in salita, cioè nel senso che oltre che a trovare il campo di gioco che sarà il Guariglia, però in erba naturale, dovremo trovare un'altra sede per la logistica, per il settore giovanile, per gli allenamenti della prima squadra. Il gruppo dirigente rimane quello attuale con lei, No, presidente. certamente si riparte da Puglisi, Pascuccio e Canale.